La mostra mi sembra un'operazione di straordinaria intelligenza. Tocca la questione del rapporto tra colui che guarda l'arte e l'arte o colui che colleziona l'arte e l'arte. Dei due poli mette in gioco il polo del visitatore, cioè di colui che colleziona o di colui che osserva. E è una mostra nella quale quindi ciascuno di noi un po' si riconosce. Il risultato è una rappresentazione poi incredibilmente una rappresentazione di un mondo di grande raffinatezza. È una mostra intrigante da questo punto di vista, perché ti rimette un po', a te visitatore, ti rimette un po' sulla responsabilità. Sono abbastanza dell'idea di quel grande curatore che diceva: il mio museo è una Kraftwerk, cioè è una centrale elettrica, no? Genera energia, quindi non è soltanto uno strumento per critici, ma è uno strumento per dove l'arte è vista un po' più dal punto di vista del rapporto energia creativa, artista e colui che guarda. Luogo dove si sperimenta. Si sperimenta innanzitutto su se stessi. Questo mi sembra abbastanza bello, questo aspetto, che la prima cosa su cui si sperimenta non sono gli altri, ma siamo noi stessi, ed è il museo stesso che con questa mostra sperimenta se stesso, la sua collezione, i rapporti con i suoi interlocutori e quindi pone le premesse di una storia futura da scrivere, di cui auguro veramente i risultati più lusinghieri.